narrazione che lui ha inventato, poi nel tempo si è evoluto ed è cambiato, ma l'idea era quella. E Tirone, secondo una tradizione, è sepolto nel Ciaurro di Marano. In realtà è anche perché, se voi ci pensate, questa zona, in particolare alle spalle, come si chiama? Goppa? Goppo Tirone. Non dite il Tirone, perché qualcuno potrebbe dire di che stai parlando. Se invece diciamo Goppo Tirone, ci capiamo. Perché? Ci sono tante ipotesi. Sicuramente non voglio deludervi, perché il tema era il Ciaurro e Marco Tullio Tirone. Io vi devo dire che in realtà qui non c'è Marco Tullio Tirone, perché il Ciaurro è di circa un secolo dopo. Quindi è, diciamo, un po' difficile che sia sepolto, che abbiano spostato dopo 100 anni le ossa di Tirone e le abbiano messe qua. Non credo. Però è importante comprendere anche le tradizioni, oltre che la storia che si basa dalle fonti. Enzo Savanelli, storico e giornalista che ha scritto un libro su Marano, che penso tutti quelli che sono di Marano comunque hanno a casa, spero che l'abbiano anche letto, ha affrontato già questo argomento. Ci racconta del Ciaurro, ci racconta che negli anni 30 gli archeologi famosi vennero qui perché era completamente coperto. Lo scavarono all'interno, lo portarono alla luce, ebbero molti problemi. Se leggete i giornali dell'epoca, loro fecero una grossa campagna pubblicitaria per fare in modo che l'opinione pubblica, cioè i cittadini, appoggiassero questo progetto. Perché vi dico che i cittadini devono appoggiare un progetto come quello di riscoprire un monumento? Perché Savanelli, nello stesso libro, ci racconta che una volta portato alla luce, cito testuale, qualcuno ruba il cancello, altri usano il monumento come luogo di incontro amoroso, i contadini a poco lo riempiono nuovamente di paglia e terriccio. Il monumento hanno fatto una fatica enorme a scoprirlo, ci sono voluti però pochi anni per dimenticarlo, nonostante sia abbastanza visibile, come potete vedere. Marco Tullio Tirone è anche un personaggio di un romanzo che qualcuno qui a Marano, qualche scuola, ha adottato, il libro La libertà di Marco, che è edito proprio dalla Proloco Marano Flegrea, e che parla appunto di Marco Tullio Tirone, che acquisisce il nome del padrone Cicerone, Marco Tullio, lo prende una volta che si libera. Nel libro mi invento una frase latina che non è stata assolutamente detta né da Tirone né da Cicerone. Quindi mi perdonerete, però l'abbiamo utilizzata. Doctrina mi redemit. La cultura mi salva. È una frase che pronuncerebbe Tirone diventato adulto. Perché Tirone, che era uno schiavo, attraverso la sua cultura, studia, ha l'opportunità da schiavo di studiare con il suo padrone, e la sua cultura lo libera. La cultura fa in modo che Tirone, seguendo Cicerone, scrivendogli discorsi, Tirone viene alla fine liberato, viene affrancato. Redemit non significa solo liberato, significa proprio affrancato, comprato. E Tirone viene liberato. E secondo alcune fonti che sono leggibili, perché sono le lettere del figlio di Cicerone che scrive a Tirone, Tirone diventa un amico di famiglia, più che uno schiavo da un certo punto. Il figlio di Cicerone ci racconta che Tirone, scrivendogli una lettera, dice: ah, ti sei ripreso dalle tue malattie, hai comprato poi quella villa che volevi, che desideravi tanto? E Tirone risponde: sì, l'ho comprata vicino Pozzuoli. Noi non sappiamo dove l'ha comprata, non è stata individuata. Però la suggestione è forte, e qui alla storia e alle fonti si aggiunge la tradizione. La tradizione vuole che questa villa vicino Pozzuoli in realtà sia in questa zona. Perché quando noi parliamo di luoghi, dobbiamo anche comprendere che nel tempo i confini non li possiamo idealizzare come li idealizziamo oggi. Noi oggi Pozzuoli finisce alla montagna spaccata. Voi pensate che Pozzuoli, questa era zona anche che si poteva dire che era vicino Pozzuoli, così come Bacoli, per esempio, era Pozzuoli, prima di diventare un quarto era Pozzuoli. Pozzuoli arrivava a coprire anche parte di Fuorigrotto. Quindi, quando parliamo di confini,
dobbiamo comprendere che in passato i confini non erano come oggi. E quindi qua le fonti ci danno delle suggestioni. Qui in zona ci sono molte ville romane e voi mi chiederete, e dove stanno? Dove stavano? Perché non ci stanno più. C'erano saggi archeologici pubblicati che ci mostrano ville in zona, specialmente nella zona che, come vi dicevo prima, si chiama Angoppo Tirone. Mausolei come questo, tombe, non c'è solo questa, ce n'erano altre. Voi dite, e dove stanno? Non ci stanno più. Perché col tempo la cura del territorio li ha fatti sparire. Probabilmente una di queste ville, una di questi mausolei, probabilmente era davvero la tomba di Tirone. Ecco perché la tradizione, che poi è arrivata fino a noi oggi, ci dice che in questa zona era sepolto Tirone. E poi nell'esemplificazione che noi spesso facciamo sintesi, no? A noi ci piace fare le cose brevi, facciamo i TikTok.